Buon pomeriggio a tutti, siamo qui oggi Fulmine Saette, è venuto a trovarci Fulminacci, ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao, grazie di essere qui con noi. Grazie. Allora, partiamo subito da San Giovanni. Sì. È uscito il 6 dicembre questo tuo singolo, che è contenuto, adesso ce lo spieghi tu, in una versione speciale di La Vita Veramente, sì, giusto? Sì. Quindi chi ha già il CD non lo trova lì dentro. Esatto, perché questa copertina che vediamo qui è quella del mio disco che è uscito ad aprile scorso e invece da poco appunto è uscito questo vinile che ha è un repack con un colore verde, al posto dell'arancione c'è il verde, okay. Giallo, arancione, poi ci sono scuole di pensiero. In questo vinile ci sono tutte le canzoni del disco più Le Ruote Motori e San Giovanni, che sono i due singoli che sono usciti da poco. Senti, allora partiamo da San Giovanni, che è un quartiere di Roma. Sì. Tu sei super romano, diciamo, proprio sì. Romano doc. È un brano, che partiamo dal suo significato reale, un brano che parla d'amore. Sì, parla d'amore, è inutile negarlo, insomma. E poi io sono anche uno abbastanza cinico, quindi tendo poi anche a escludere l'amore ogni tanto dalle canzoni, però perché mi piace anche raccontare storie, oppure mixare la mia vita con quella inventata. Questo è uno di quei casi lì, cioè non so se riuscirò mai a essere totalmente romantico in una canzone, però in questo caso secondo me ci sono riuscito, perché anche mentre la canto mi rendo conto che sto cantando una cosa che anche se è una fiaba che mi piace immaginare con due attori, comunque la sento viva come cosa. Sì, è una storia di due ragazzi. È un amore impossibile, sì, difficile. Sì, io vedo questi due giovani, liceali mi sembrano. Cioè, perché comunque quando tu sei adolescente ancora non hai quell'indipendenza che ti permette di anche solo avere un mezzo di trasporto per arrivare nei posti. Cioè quel fatto, no, quel brivido del non dire ai tuoi genitori dove sei. E quindi tutto quell'aspetto di segretezza lì che mi piace molto, diciamo. Sì, è una canzone che parla appunto di due ragazzi, sì, effettivamente è questo. Cioè è molto semplice, non c'è niente di... Cioè lui è innamorato di lei, lei sta con un altro, diciamo, non è impegnata, si capisce che... Sì, però anche a me piace non sapere esattamente di che cosa sto parlando, perché poi mi piace di più sapere effettivamente quello che arriva da parte, cioè quello che mi puoi dire tu mi interessa di più di quello che posso dirti io, perché chiaro. Poi anche emotivamente una canzone racconta qualcosa, ma può anche semplicemente trasmettere delle vibrazioni che non siano per forza una storia, ma delle sensazioni. Per cui mi piace sapere appunto che ne pensa chi ascolta. Senti, San Giovanni abbiamo detto è un quartiere di Roma, tu sei romano, è uno dei tanti quartieri che hanno un sacco di problemi, diciamo, in questo momento. Sì, sì, certo, possiamo trovarne ovunque. Possiamo trovarne ovunque, esatto. Quindi ho colto solo il fatto di un qualunque quartiere. Come la vedi Roma tu in questo momento, la tua città? Guarda, in realtà io sono abbastanza positivo e sognatore, cioè mi va di prendere il bene che c'è. Ci sono problemi organizzativi che forse ci sono in tutte le città del mondo, poi non lo so. Poi a noi piace lamentarci, anche a me piace lamentarmi, però alla fine ci sono un sacco di stimoli poetici e artistici, cioè una città che ti può dare un sacco di bellezza, per cui tutto il positivo che c'è io cerco di prenderlo. Poi ovviamente ci stanno le buche. Devi andare in giro in macchina, impazzisci nel traffico, devi stare fermo a motore spento perché non si, sì, nessuno si muove, però insomma a me piace, sono contento di vivere. Il bicchiere mezzo pieno. Ma sì, dico di vedere il bicchiere mezzo pieno, poi a seconda di me, ora mi trovo in una giornata in cui per esempio non c'era molto traffico, per cui sono positivo. Puoi dirlo. Se ci fosse stato traffico avrei detto no, non è impossibile viverci, vado a vivere a Londra. Sì. Senti, San Giovanni, così finiamo gli spunti con questo singolo, e anche viene in mente in questo momento che sabato si è riempita di un sacco di gente, cioè di sardine. A te sì. Piacciono, ti piacciono? Sei una sardina? Ti piacciono le sardine? Ma guarda, in realtà purtroppo non sono così informato da poter avere un'opinione, però mi sembra che sia qualcosa di positivo che sta succedendo, perché comunque ci sono delle persone che si fanno sentire, fanno vedere che sono tante.
Questa è una cosa fondamentale, secondo me. Poi spero con tutto il mio cuore che sia una cosa che funziona. Ripeto, appunto, non sono un esperto, né ho un'intuizione di tipo sociologico molto sviluppata, però credo che mi ha fatto un bel effetto questo fenomeno, insomma. È una cosa positiva, è una cosa in cui mi rivedo, per cui sono contento che stia succedendo, insomma. Senti, La vita veramente è il tuo unico album per il momento. Sì. Tu sei un artista, anche nonostante sia giovanissimo, però sei un artista di rottura per tanti aspetti. Intanto anche il tipo di musica che fai, che non segue il trend di moltissimi tuoi coetanei. Tu ascolti il rap, trap, ti piace? No, ti ringrazio per aver detto che sono di rottura. No, io mi sento... Cioè, non ho scritto le canzoni pensando di fare cose di rottura, anzi, in realtà pensavo di essere piuttosto classico. Forse tu me lo dici proprio per questo, in effetti, magari, perché in questo periodo invece si tende a, esatto, a cercare linguaggi nuovi, cercare di comunicare in maniera totalmente innovativa. Io ascolto tutto, sinceramente. Ascolto Battisti, De Gregori, Dalla, Venditti, ma pure quello che succede adesso, Massimo Pericolo, Da Supreme, tutta questa gente qua mi interessa e seguo tutta la scena. Cerco di, appunto, anche lì di prendere il buono che c'è dalle cose che escono. Comunque mi affascinano molto anche tutto il mondo underground, trap, rap, però ovviamente non appartenendo a quel tipo di cultura io non mi cimenterei mai nella, diciamo, come dire, nella creazione di qualcosa di simile con totale serietà. Nel senso, per esempio, io nel mio live faccio una cover di Fabri Fibra, sì, perché mi piace un sacco, ma perché lo considero un brano di tipo pop, bellissimo, che potrebbe essere stato scritto che da brano. Stavo pensando a te, che prescinde, secondo me, dall'ambito rap. Mi piace molto l'aspetto metrico della parola. In alcune mie canzoni mi cimento anche in una tecnica di quel tipo, però gli argomenti, diciamolo, il mood generale e soprattutto la street credibility io non ce l'ho, cioè, perché non sono uno che appartiene a quella cultura, sì, non ho fatto quella vita lì, per cui non potrei mai essere un rapper e dire credimi. Però ovviamente mi piacerebbe sperimentare tutto, in realtà. Senti, e quindi i tuoi riferimenti musicali, se così si può dire, quali sono fin da subito? Cioè, chi è che ti piace, che spacca dentro di te? Allora, il mio primo amore musicale, cioè ho cominciato ad ascoltare la musica con coscienza grazie ai Beatles, credo, come molte persone. È molto banale la mia risposta, ma come tutte le cose banali è molto vera, secondo me, perché hanno inventato il concetto di personaggio nella musica contemporaneo. Cioè il fatto che hanno inventato anche l'idea che esistano dei fan, no, che vanno al concerto, che si appostano lì ore prima per vederli. Sono delle star a tutti gli effetti. Sì. A parte questo aspetto frivolo, musicalmente secondo me hanno fatto delle cose incredibili, perché hanno inventato il pop, perché non è che hanno unito il pop alla musica classica, alla musica orientale, eccetera. Hanno inventato il pop e poi hanno inventato anche tutte le contaminazioni. Per cui in realtà probabilmente di più non si può fare. E noi cerchiamo di... Tutti cercano probabilmente di... Dopo di loro... Sì, poi vabbè, nella musica italiana ci sta Battisti, che è un altro... In realtà un genio, anche se non mi piace dire genio in generale, perché tutti dicono sempre genio, però è un genio. E poi ci sta De Gregori, ho ascoltato tantissimo De Gregori, Dalla, il cantautorato italiano, non solo romano, un po' di tutta Italia, Luca Carboni anche mi piace molto. Ecco, la scuola romana, quella che chiamiamo la scuola romana, appunto, da Luca Carboni, ma poi adesso... tutti i nuovi, che cosa ne pensi? A me piace tantissimo, cioè nel senso, io considero nuovi anche, anche la scuola dei Fabi Silvestri Gazzè, perché comunque loro sono nel pieno della loro carriera, non sono... Certo. E quindi è gente da cui continuo a imparare e quella gente lì mi ha dato tantissimo, cioè i loro dischi l'ho sempre ascoltati in macchina andando... con i miei,
per cui sono forse quella è la musica che mi ha formato, quella è la musica anche che ascolto quando dico voglio stare tranquillo, sento una cosa che mi piace e basta, che neanche sto lì tanto a pensare adesso imparo una nuova cosa. Quella è il tipo di musica che mi piace di più in realtà. E se tu dovessi pensare a qualcuno, chi ti piacerebbe diventare? Mi piacerebbe fare la carriera di, ecco. Allora, un personaggio che mi fa impazzire nella storia è Giorgio Gaber. Ovviamente tu mi hai fatto questa domanda, ora sembro un esaltato, sono costretto a risponderti, però ovviamente non posso dirti sarò Giorgio Gaber, però mi piace un sacco il fatto che lui abbia creato un vero connubio tra un sacco di cose, è riuscito a dire tantissime cose, ad essere tra l'altro estremamente coraggioso in un periodo in cui era difficile dire molte cose. Adesso è un periodo, per esempio, molto più libero, anche se ci sono sempre i problemi, però secondo me io capito molto bene, ecco, sono molto contento di vivere in quest'epoca qui, anche perché per esempio lavoro con un'etichetta indipendente, quindi posso fare quello che voglio, posso dire esattamente quello che mi pare, e questa secondo me è una gran cosa, è fondamentale, ma non dal punto di vista politico per forza, no? Perché abbiamo citato Gaber che ha avuto anche... Certo, no. Proprio in generale, cioè semplicemente esprimersi liberamente, la libertà di scherzare su determinate cose, dichiarando che si tratta di uno scherzo, come quando dico odio i ciclisti in una canzone, ovviamente non è che io odio i ciclisti, anche perché fanno qualcosa di... Però, capito, ecologicamente sono importanti, è bello che delle persone possano farlo, io purtroppo abitando in periferia, se con la bicicletta probabilmente sì, non arriverei a destinazione, ecco. Senti, sei fresco di una serie di premi, il Targa Tenco, insomma il premio May, sei stato da Fiorello. Sono stato da Fiorello, ancora non ci credo. Come stai vivendo questa notorietà, insomma questa attenzione su di te? Come la vivi? Guarda, ti ricito la mia etichetta Macisti Dischi perché ti dico che sono persone con cui io... lavoro benissimo perché mi permettono di vivere in serenità tutto questo, cioè tutti i passi che sto facendo, anche se sono di grosso impatto, non mi hanno mai scioccato, non mi hanno mai fatto stare male o vivere con una pressione troppo pesante, tutto questo. Tutto è molto calibrato, il mio percorso è gestito da persone che a questo punto mi vogliono anche bene, io voglio bene a loro, per cui... devo dire che me la sto vivendo piuttosto bene. Poi ovviamente adesso sono in un momento in cui è finito il tour, per cui ho quella fase di down, però ci sono pure le vacanze, no? Adesso chiaro. In Italia, per cui... Senti, Fiorello ti ha candidato, diciamo, tra il serio e il faceto a Sanremo. Ti piacerebbe? Ti piacerebbe salire sul palco dell'Ariston? Mi piacerebbe tantissimo. In realtà col premio Tenco l'ho fatto, in effetti. Sono salito sul palco dell'Ariston, anche se non era allestito a modi Sanremo, però era proprio il palco dell'Ariston e devo dire che è stato un effetto meraviglioso perché è un palco calcato da tantissimi personaggi fondamentali anche per la mia formazione. E per cui sì, mi piacerebbe un sacco, poi adesso non lo farò, però non escludo di farlo in futuro se mi vorranno, se insomma se avrò una canzone da presentare. Ti piacerebbe, insomma? Beh sì, sarebbe bello, è una cosa molto... una cosa fondamentale anche perché io ho sempre guardato Sanremo, quindi mi piace in realtà, me lo guardo sempre. Sei proprio un classicone. Sì, sono italiano medio. Medio insomma, però... Senti, a proposito della società di oggi, tu che rapporto hai con i social? Allora, devo dire che devo ringraziare i social perché grazie a loro io riesco a essere qui in questo momento, banalmente, nel senso mi hanno permesso di farmi una promozione mostruosa nel giro di pochissimi mesi in realtà, e quindi senza i social io probabilmente le persone non sarebbero venute al mio concerto, sì. E tutto il resto non avrebbero ascoltato il mio disco, per cui è fondamentale. Poi, io personalmente sono uno che non è che sta, scusami, ho toccato. No, tranquillo. Io personalmente dico non è che sono uno che sta sui social sempre, cioè sono uno di quelli che ci sta in maniera fantasma, cioè guardo così, però non è che
sono un, non sono mai stato uno che pubblica tante cose in generale, per cui anche con la mia pagina, per esempio, di Fulminacci su Instagram, io pubblico quando devo comunicare qualche cosa. Sì. Perché, anche perché sennò si fa magari confusione su. Quindi non vuoi mischiare, diciamo. Io se devo comunicare, esce una canzone, suono qua, stasera mi vedrete qui, lo dico. Però insomma, ecco, non starei tanto a, sì, a comunicare qualunque cosa faccio, ecco, anche okay. Perché in realtà neanche mi va, cioè comunque alla fine distingo la vita privata da quella lavorativa, anche Senti. Perché così mi diverto da una parte, ecco. Lavoro dall'altra e mi posso divertire in entrambe le circostanze. È una centratura che assolutamente non è tipica della tua età, cioè è sì, veramente... Magari cambio totalmente idea, capito? Adesso ti dico così. Senti, quello che voglio chiederti è questo. Intanto, cosa fai quando non ascolti musica, non componi musica e non c'è la musica, diciamo, nella tua vita? Sono momenti rari, però faccio... Beh, guardo cose tipo su Netflix. Ah. Ultimamente sto guardando più serie che film, però in generale mi piacciono i film. Poi mangio, bevo l'acqua e il vino, la birra ogni tanto, così. Faccio le cose normali. Fai cose, diciamo, che... Può Senti. Succedere, insomma, di... Sì, sì, mi piace mangiare, ecco. Ecco, quello... Le cose normali, devo dire, cioè, non sono uno che fa ore piccole uscendo, eccetera. Sì, più che altro le ore piccole le faccio a casa, magari se sto appunto a suonare da solo, un po' così. Però non è triste, sembra triste, ma non lo è, cioè mi diverto, insomma, mi piace. Senti, tu sei reduce, come stavi dicendo, da un tour, insomma... Sì. E in cui ho dovuto appunto sovvertire tutta la mia personalità, perché lì invece... Esatto, perché... Lì è il contrario, devi sempre stare sul pezzo, devi intrattenere, però devi, sembra che è una costrizione, è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita, per cui sono contentissimo. Però ovviamente mi sono scontrato anche con questa mia indole invece di pigro, casalingo, molto domestico, cose, pranzi in autogrill, tutto... Tutta sì. La vita frenetica che non, sì, è, non sì, fa sì. Per te, diciamo. Senti, prossimo passo potrebbero essere i Palasport? Ma si spera, insomma. No, proprio il prossimo non esageriamo, magari passiamo per delle vie di mezzo. Però ti dirò, a me piace molto la dimensione del club. In questo tour che ho fatto mi sono divertito perché ho visto proprio la faccia di tutte le persone che c'erano. C'è stata una grande affluenza rispetto a quest'estate invece in cui ho suonato in alcuni festival, perché appunto il mio pubblico era effettivamente, per la prima volta ho visto quello che si può definire il mio pubblico per il momento, insomma. E com'era? Se gli è piaciuto il live. E mi sono divertito appunto a conoscere queste persone, perché le vedevo in faccia appunto in sì. Un club di dimensioni medie come quello che, come quelli che ho visto in questi giorni. Ho visto persone, tante, un colpo d'occhio stupendo, un mare di gente, però di cui riconoscevo il volto e vedevo le emozioni e le cose. E mi è piaciuto vedere quelli che, ne so, si abbracciano durante le canzoni e dicono no, vabbè, incredibile. Cioè mi sembra di fare qualcosa di positivo e quindi mi sono divertito, emozionato, devo dire. Senti, bella questa cosa che ci hai raccontato. Chiudiamo così. Dove ti vedi tra 2 anni? Come ti vedi? Come vorresti essere o diventare? Ma guarda, in realtà non te lo so dire. Vorrei continuare così come sto facendo, con piccoli passi e godermi sempre questo mestiere, sperando di avere appunto la stessa approvazione che sto avendo ora o di più se possibile ancora, però comunque sempre con grande calma e con tutto il divertimento possibile, insomma. Per ora secondo me è così, sembra un desiderio piuttosto blando, però secondo me invece sarebbe ottimo se fosse così per sempre, insomma, stare sempre sereno, ecco. Da cosa ti viene questa serenità? Beh, dal fatto che effettivamente mi stanno, le persone che ho intorno mi permettono di vivere tutto con estrema calma, perché sono molto coccolato, se si può usare questa parola, per cui non ho avuto nessun impatto forte, solo positivo, cioè gli impatti forti che ho avuto sono stati solo positivi, però mantengo comunque
un attaccamento, una certa simpatia per la mia vita privata, per i miei amici con i quali mi diverto, sto insieme e dico le cose normali, parliamo della vita, insomma. Loro come ti trattano? No, bene, sono contenti di quello che mi sta succedendo. Appunto al concerto di Roma mi è venuto pure da piangere perché l'ho visti che stavano lì, mi è scesa la lacrimuccia, devo dire. No, sono molto belli, insomma, sono molto fortunato, devo dire. Per cui appunto mi voglio vivere tutto con grande calma. Poi ovviamente è un lavoro che ti fa un po' girare come una trottola in giro per l'Italia in questo caso. Però, insomma, poi quando mi riposo mi piace. Allora, ultimissima domanda, con chi ti piacerebbe fare un duetto? Sogniamo anche alto, anche in grande. Se sogniamo proprio in grandissimo, ti dico Paul McCartney. Così te l'ho sparato così. Vabbè, insomma, dimmi poco. Paul, se ci stai ascoltando, se ci senti. Io andrò al concerto di Paul a Napoli, per cui magari se mi vuoi incontrare quel giorno perché sono no? disponibile. Visto che siamo in un momento di sogni, tutto è possibile. Sì. Grazie davvero grazie di essere a te. Stato con noi. Grazie a te. Ciao. Ciao.